Sotto prima numero 3535 troviamo allegate, per chi vuole acquistarle, altre 4 stampe dedicate ai supereroi Marvel con altrettante copertine variant di Amazing Spider-Man dedicate a 4 albi storici di Marvel Comics. Abbiamo 2 nuove copertine dedicate agli Avengers, una Miss Marvel e un'altra dedicata a Fantastic Four, ma andiamoli a vedere meglio con l'unboxing vero e proprio. Delle 4 copertine allegate sul topolino 3535, 2 sono dedicati agli Avengers, in particolare quella classica realizzata da Lorenzo Pastrovicchi, mentre quella ispirata ai New Avengers è invece realizzata da Donald Soffretti. Le altre 2 copertine sono invece realizzate entrambe da Giada Perissinotto. Abbiamo quella dedicata a Miss Marvel e quindi quella dedicata ai Fantastici 4 con Fantastic Four numero 1. Su quest'ultima mi soffermerei un attimo, vista la presenza di alcuni dettagli disneyanamente interessanti. Troviamo infatti sullo sfondo la statua di Cornelius Scut, mentre sul marciapiede, come passanti, ecco Nonna Papera e Ciccio. E infine ecco Gastone affacciato a una finestra. Visto poi che quest'estate, come ogni estate, sono accanto alla mia collezione di fumetti, che non è solo una collezione di fumetti disneyani, ma anche di fumetti supereroistici, ho pensato bene di provare a mostrarvi anche le copertine originali, o quantomeno delle copertine che siano simili alle copertine originali che vengono reinterpretate dagli artisti disneyani. In particolare però per Avengers numero 1, non avendo a disposizione alcuna ristampa dell'album, e quindi anche della copertina, vi dovete accontentare della copertina di Avengers numero 100, che fa da copertina dell'albo speciale dedicato al 50° anniversario di Avengers. In questo albo, curato da Giorgio Lavagna, vengono ristampati gli albi 98, 99 e 100, scritti da Roy Thomas, che è il più longevo e indubbiamente uno dei più amati sceneggiatori della testata, e disegnato da Barry Smith e Sal Buscema. All'interno dello speciale dedicato ai 50 anni dei Vendicatori troviamo poi un articolo di approfondimento sulla storia del supergruppo e soprattutto una timeline con alcune copertine messe in evidenza, anche se ristampate in piccolo formato, come per esempio la mitica copertina di Avengers numero 1 di Jack Kirby, oppure la copertina che realizzò David Finch per New Avengers numero 1, quando la gestione del supergruppo cadde in mano di Brian Michael Bendis. Vi presento poi la copertina del Marvel Collection numero 9, su cui vennero ristampati gli Avengers che vanno dal 39 al 44, sempre scritti da Roy Thomas e disegnati da Don Heck e John Buscema, fratello di Sal. Questo era il primo di 4 albi di stampe che riproposero ai lettori una ventina di classici tratti da Avengers. La stessa cosa venne poi successivamente ripetuta con una nuova miniserie, sempre di 4 albi belli corposi. Una caratteristica di questa testata era la presenza delle copertine in piccolo formato, ma ritagliabili se qualcuno voleva, oltre ovviamente all'introduzione dello stesso Roy Thomas. Sì, in effetti dovrei avere da qualche parte anche la copertina italiana di New Avengers numero 1, però la collezione dei supereroi è deframmentata in questo momento, più o meno come era deframmentata l'estate scorsa la collezione disneyana, quindi per il momento quella non sono riuscito a trovarla. Spero di farlo presto e magari di far partire una piccola serie di video che potremmo chiamare collezione supereroi, però non vi prometto niente. A questo punto però siamo giunti alla fine di questo particolare unboxing un po' disneyano, un po' supereroistico, e quindi non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati
Saluti a tutti!